Tanti bambini ucraini e bambini russi che sono diventati orfani. L'orfandà non è la nazionalità. Hanno perso il papà o la mamma, siano russi, siano ucraini. Penso a tanta crudeltà, a tanti innocenti che stanno pagando la pazzia, la pazzia. La pazzia di tutte le parti, perché la guerra è una pazzia. E nessuno che è in guerra può dire no, io non sono pazzo. La pazzia della guerra. Penso a quella povera ragazza volata in aria per una bomba che era sotto il sedile della macchina a Mosca. Gli innocenti pagano la guerra, gli innocenti. Pensiamo a questa realtà e diciamoci uno all'altro, la guerra è una pazzia. E coloro che guadagnano con la guerra, sia col commercio delle armi, sono dei delinquenti che ammazzano l'umanità. E noi pensiamo a altri paesi che sono in guerra da tempo, più di 10 anni la Siria. Pensiamo alla guerra allo Yemen, dove tanti bambini patiscono la fame. Pensiamo ai Rohingya, che girano il mondo per la ingiustizia di essere cacciati via dalla loro terra. Ma oggi, in modo speciale, ai 6 mesi dell'inizio della guerra, pensiamo a Ucraina e a Russia. A me due paesi ho consacrato all'Immacolato Cuore di Maria, che lei, madre, veda questi due paesi amati, che veda l'Ucraina, che veda la Russia e che ci porti la pace. Abbiamo bisogno di pace. Un caro saluto, benvenuti ad Areopago, notizie dalla Chiesa Sarda. Quella che avete visto era la nostra copertina. Sono trascorsi 6 mesi dall'inizio della guerra nel cuore dell'Europa, con ripercussioni dirette ed indirette per tutti. Per questo abbiamo voluto rilanciare le parole di Papa Francesco, che non smette di chiedere la pace. Anche l'editoriale dedicato a questo argomento ed è firmato da Don Gianni Sini. Gli innocenti pagano la guerra. Gli innocenti. Quella del Papa sembra una voce che grida nel deserto, soprattutto dopo 6 mesi di guerra tra Russia e Ucraina. E allora, penso, ha detto il Pontefice, alla responsabilità di tutti, a tanta crudeltà, a tanti innocenti che stanno pagando la pazzia di tutte le parti, perché la guerra è una pazzia e nessuno in guerra può dire no, io non sono pazzo. Non possiamo assuefarci a quanto sta accadendo dopo mesi di immagini sconvolgenti che attestano morte e distruzione causate dai moderni armamenti e il prezzo altissimo in termini di vite umane, innocenti e sacrificate, di famiglie annientate, di case e attività distrutte e di quartieri rasi al suolo. Chi crede, ha detto Papa Francesco, sa che le guerre hanno inizio nel cuore dell'uomo, che Dio interviene nella storia e che la preghiera, specialmente quella degli uomini e dei semplici, può davvero influire e cambiare le sorti dell'umanità. I rincari di luce e gas hanno fatto scattare l'allarme per il prossimo autunno-inverno, colpa della guerra in Ucraina, della siccità, i prezzi sono alle stelle e Don Antonio Tamponi, delegato vescovile per la carità della diocesi di Tempio Ampurias, si dice molto preoccupato e chiede una strategia d'azione coordinata con i servizi sociali dei comuni. Ascoltiamo. È un grido d'allarme quello lanciato da Don Antonio Tamponi, delegato vescovile per la carità della diocesi di Tempio Ampurias, nella quale sono presenti cittadelle a Olbia, Tempio, La Maddalena e Vidalba. Gli aumenti delle bollette e il caro vita, dovuti in gran parte alla guerra in Ucraina, stanno mettendo a dura prova le famiglie, già allo stremo anche prima della pandemia. Il problema è che se uno prende 600 euro e anche solo per conguaglio, perché alcuni mi hanno detto, dice, c'è uno spreco, d'estate non c'è spreco di gas, perché se a uno gli arrivano 800
299 euro d'estate di bolletta, come mi è successo in questi giorni, non c'è spreco di gas, è stata conguaglio. In Italia i conguagli sono possibili, no? Perché uno sta dormendo la notte serenamente, il giorno dopo gli arriva un conguaglio di acqua. Allora queste cose sono pazzesche, perché mentre un aiuto sistematico ci aiuterebbe a dare 100 euro a tutti, faccio per dire, nella disgrazia, 900 euro improvvisamente defalcano altre 10 persone da poter aiutare. I fondi messi a disposizione, pur considerevoli, non bastano più, per questo chiede una strategia di azione coordinata tra tutti gli enti in campo. Fare un calcolo di 500.000 euro, questi sono, si può parlare dei conti apertamente, 500.000 euro per tutta la diocesi, quando solo per Olbia ci vogliono quasi 200.000 euro di spesa da dopo la pandemia, voi capite bene che cosa significa su 180.000 abitanti. E le statistiche della povertà si conoscono e credo che questa volta, se non si fa seriamente collaborando con gli assessorati, e attenzione, non ne sia data lettura politica perché odio queste cose, collaborare con gli assessorati significa con tutti i 60 assessorati che abbiamo nella nostra diocesi, perché noi i poveri non li prendiamo cattolici, questo è importante, noi prendiamo i poveri tutti quelli che ci vengono segnalati. Anche questi giorni abbiamo dato i panini e le colazioni, benché fossimo in ferie, agli immigrati, cioè qua non si cessa mai di aiutare. Monsignor Arrigo Miglio è stato creato cardinale da Papa Francesco nel corso del Concistoro di sabato 27 agosto, già arcivescovo emerito di Cagliari, vescovo di Iglesias e vicario generale di Ivrea. Monsignor Miglio celebrerà una santa messa a Olbia il prossimo 15 settembre nella Basilica di San Simplicio. E adesso andiamo a Laconi, che si prepara a festeggiare Sant'Ignazio il prossimo 30 agosto. Alle 10.30 l'arcivescovo di Oristano, Monsignor Roberto Carboni, presiederà una solenne celebrazione eucaristica che la nostra emittente trasmetterà in diretta. Quest'anno le celebrazioni assumono un tono particolare grazie alla presenza dell'urna con il corpo del santo che ha iniziato la peregrinazione lo scorso 20 agosto. Andiamo ad Oristano, che è in festa per il 70° anniversario dell'incoronazione della Madonna del Rimedio. Il programma delle celebrazioni è stato presentato nel corso di una conferenza stampa. Vediamo. Quest'anno si celebra il 70° della incoronazione di Nostra Signora del Rimedio. Era infatti il 1952, il 7 settembre, quando Cardinale Tedeschini aveva incoronato la Madonna nella piazza Roma di Oristano. È con grande gioia che Monsignor Gianfranco Murru, rettore della Basilica, annuncia in conferenza stampa il programma delle celebrazioni che vogliono far diventare la Basilica un centro di spiritualità per approfondire il mistero di Maria nell'ordine della salvezza. Una gioia condivisa dal sindaco a nome di tutta la cittadinanza. Una festa che comunque riveste sempre un ruolo importante per la città, ma una festa importante per i cittadini di Oristano, ma anche per tutta la Sardegna. Tanti sono i fedeli, appunto, che si avvicinano a questo santuario per veramente chiedere aiuto e sostegno alla Madonna del Rimedio. Quindi il grazie da parte dell'amministrazione per il gran lavoro di Don Gianfranco Murru e di tutti coloro che veramente hanno collaborato per organizzare questo importante evento. Il primo appuntamento si è svolto sabato, la presentazione del libro dedicato alla Vergine del Rimedio. La pubblicazione è il frutto della generosa donazione di diversi autori che hanno sentito questa sensibilità culturale, oltre che spirituale, di voler appunto offrire un loro articolo per questa pubblicazione. Altro importante appuntamento, l'esposizione del simulacro della Madonna restaurato e poi una fiaccolata domenica 28 agosto alle 21, quindi la novena e il triduo del 7, 8 e 9 settembre, quando giungerà in Sardegna il cardinale Mauro Gambetti, ma è Monsignor Murru che, contemplando Maria posta sul campanile della Basilica, che spiega il senso della festa. E questa festa deve essere per tutti un momento di riconciliazione, di condivisione e di fraternità. Devo mettere da parte l'odio, la violenza, devo mettere da parte tutto ciò che ostacola in qualche modo di vedere il volto luminoso di Maria.
La diocesi di Tempio Ampurias si prepara a festeggiare Nostra Signora di Luogo Santo, Regina di Gallura. Le celebrazioni giunte quest'anno alla 794esima edizione si svolgeranno dal 30 agosto al 15 settembre. La festa di Luogo Santo affonda le sue radici nella storia. L'edizione di quest'anno è infatti la numero 794 ed è particolarmente sentita da tutti i galluresi. Dal 30 agosto al 15 settembre, con la festa Manna di Gallura, verrà celebrata la Regina di Gallura. Le giornate più importanti saranno quelle del 7, 8 e 9 settembre, dedicate alla vigilia, alla festa di Nostra Signora di Luogo Santo e a San Giuseppe. I preparativi inizieranno il 30 agosto con la novena, 9 giorni di preghiera e canto seguite dal corteo dei fedeli in auto per il paese detto Lucaracolo di Libanderi. Celebrazioni laiche e religiose che coinvolgono tutto il paese e che avranno il clou l'8 settembre con la solenne Santa Messa del mattino presieduta dal Vescovo della Diocesi di Tempio Ampurias, Monsignor Sebastiano Sanguinetti, a seguire la processione con il simulacro della Vergine, i cavalieri, i gruppi folk, le autorità, il comitato e i fedeli. Proseguono gli appuntamenti organizzati dalle diocesi di Nuoro e Lanusei per quanto riguarda la pastorale del turismo. Vediamo. Chiacchierata in musica con Luca Barbarossa, il cantautore italiano che alla soglia dei 60 anni ha raccontato la sua vita in un libro intitolato Non perderti niente. E poi un omaggio a Fabrizio De André, un viaggio a scandagliarne vita, pensiero, linguaggio, il comico Dario Vergassola con il suo spettacolo E se ci salvassero le favole. E poi ancora l'ex magistrato del pool Mani Pulite Gerardo Colombo, Brunello Cucinelli e Suor Smerilli per parlare di occupazione, economia e scelte sostenibili. Sono soltanto alcuni nomi dei protagonisti andati in scena finora nel corso degli appuntamenti voluti dalla Pastorale del Turismo, organizzata dalle diocesi di Nuoro e Lanusei. Appuntamenti organizzati a Tortolì e nell'area fraterna della Caletta di Siniscola. Tra le serate che andranno avanti per tutto il mese di agosto, anche quella che ha visto salire sul palco il fondatore del Serming Arsenale della Pace di Torino, Ernesto Olivero, l'imprenditore del bene, come è stato definito, che ha ricevuto il premio Persona Fraterna 2022. E andiamo ad Oristano per raccontarvi l'ottavo cammino Lodi Alletori organizzato dalla Pastorale del Turismo dell'Arcidiocesi. I pellegrini hanno camminato lungo la costa sanverese dell'Ucrastu Bianco verso poi la torre di Scabessai. Vediamo. I pellegrini di Lodi alle Torri lo scorso 22 agosto si sono ritrovati in 20 per percorrere lungo le coste del Sinis, a passo lento, l'ottavo cammino proposto dall'Ufficio della Pastorale del Turismo dell'Arcidiocesi di Oristano. A dare avvio al cammino, come sempre, un momento di raccoglimento con la recita della preghiera del pellegrino attorno ad una grande ancora che abbellisce il giardino della borgata de Sucrastu Bianco. O Dio, creatore e signore di tutte le cose. Verso le 7 il gruppo è partito. Lungo il cammino ad affascinarli la misteriosa roccia calcarea in riva al mare dove si trova scolpito uno scarabeo. Ecco, proprio qua in riva al mare abbiamo lo scarabeo. Il cammino è quindi ripreso in salita lungo i sentieri che si inerpicano sino al pianoro, che ospita quel che resta della torre di Scabessai, edificata nel 1639. Crollò in gran parte il 22 agosto 2012. Oggi ciò che è rimasto è una parte di essa, strapiombo sul mare a 32 metri di altezza. Conserva però intatto tutto il suo fascino. I pellegrini hanno riflettuto sulla fragilità di quanto l'uomo costruisce con le sue mani per difendersi e su quanto siano chiamati oggi a porre in atto per la salvaguardia del creato. Il cammino è poi ripreso verso il monumento della Madonna di Spagna, collocato nei pressi dello stagno Isbenas, gestito da una cooperativa di pescatori locali. La tappa successiva è stata la cava di Trachite, che nel XVIII secolo fu utilizzata per ricavarne il materiale per la costruzione del campanile di San Veromilis, alto 40 metri. Il cammino infine si è concluso con la preghiera per la terra composta da Papa Francesco. Il prossimo e ultimo appuntamento con Lodi alle Torri è il 29 agosto e si snoderà lungo le strade percorse dai corridori scalzi di Cabras. Siamo adesso alla rassegna stampa. È uscito questa settimana il portico della diocesi di Cagliari. Diamo subito uno sguardo alla copertina e al titolo scelto: serve un colpo d'ala, un risveglio collettivo. Cita l'appello del Comitato delle Settimane Sociali pubblicato sul quotidiano Avvenire lo scorso 29 luglio, dal quale poi sono seguiti i richiami del Cardinale Matteo Zuppi e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla responsabilità in un momento difficile
difficile per il Paese. Il riferimento è anche alle prossime elezioni del 25 settembre, questo lo scrive il direttore Roberto Comparetti nell'editoriale. Dal portico vi segnalo anche questi articoli delle pagine interne. Giada Melis racconta il primo anno di missione in Tanzania, a crescere la cooperazione tra Cagliari e Mbeya. Nel taglio centrale San Lorenzo unisce le comunità di Monserrato e poi nel taglio basso il pellegrinaggio dell'Urna si conclude il 3 settembre, Sant'Ignazio ritorna nella sua Laconi. Vi segnalo anche questo articolo dedicato alla morte di alcuni sacerdoti durante questo periodo. Don Ignazio Agabbio è tornato alla casa del padre, il sacerdote 59 anni si è spento dopo una breve malattia, e ancora Don Elvio Madedu, il prete amato da tanti, e infine Don Antonio Pisano, l'umile servo della chiesa cagliaritana. E concludiamo con questo articolo: contro lo spopolamento e per il rilancio, dal 30 al 31 agosto a Benevento, l'incontro dei vescovi delle aree interne. E poi vediamo anche la copertina di Credere, la gioia del Vangelo, parla la responsabile del Lacor Hospital in Uganda, Dominique Corti: il nostro ospedale baluardo di umanità, offriamo le migliori cure possibili al maggior numero di persone al minor costo. E finiamo con Famiglia Cristiana, che mette in copertina il cardinale Carlo Maria Martini, il profeta della Chiesa che verrà, 16 pagine, un dossier a 10 anni dalla morte, parlano la sorella, gli amici e gli esperti. E concludiamo così questa rassegna stampa di questa settimana, andiamo avanti con le altre notizie del nostro Areopago. 4 appuntamenti dal 1 settembre al 4 ottobre durante il tempo del creato fissato da Papa Francesco per riflettere sulla bellezza della natura e per cambiare gli stili di vita scegliendo quelli più sostenibili. Li ha organizzati l'arcidiocesi di Sassari. Si inizia il 1 settembre con la pulizia della spiaggia di Maria Pia alle 17. Grazie ai fondi dell'8 per 1000 vengono portati avanti interventi importanti in diverse realtà diocesane. Padre Saverio Fabiano, parroco della parrocchia di Sant'Elia a Cagliari, ci parla delle attività di carità per le persone più fragili. È una parrocchia povera e ci sono persone e famiglie con tanti problemi. La cosa che caratterizza forse la nostra pastorale è questa vicinanza, questo amore della Chiesa per questa popolazione. E in parrocchia allora abbiamo, oltre alle attività interne di catechesi, liturgia, eccetera, abbiamo delle attività che guardano il territorio. Cioè una chiesa che è spinta ad uscire, e quindi abbiamo attività come la misericordia, che ha i suoi strumenti, un'autobulanza, la sua sede, per essere pronta ad intervenire per situazioni di urgenza dal punto di vista della salute. Abbiamo le suore di Madre Teresa di Calcutta, che visitano sistematicamente tutte le famiglie di questo quartiere, ma sono veramente vicino ai più poveri. E poi abbiamo la Caritas con il suo centro di ascolto, che cerca di capire i bisogni delle persone, stare vicino, dargli un supporto, aiutarle. E tutta questa pastorale, questa carità, è possibile proprio grazie anche ai contributi che la diocesi ogni anno ci fa, perché noi facciamo questa domanda. Per poter operare in questo quartiere abbiamo dovuto adeguare la casa canonica, per cui grazie anche ai fondi dell'8 per 1000 sono stati ottimizzati gli spazi per ospitare i sacerdoti da una parte, per migliorare gli ambienti dove vengono svolte le attività sia della Caritas sia di ripetizione ai bambini pericolanti. Tutto questo grazie all'8 per 1000, che sentiamo che è una voce amica, perché è la vostra voce ed è una chiesa che apre i suoi confini. Noi non lavoriamo da soli, ma siamo un corpo.
Diamo uno sguardo alla nostra programmazione. Da settembre parte un nuovo programma intitolato I tanti volti della Bibbia. A condurlo il biblista Michele Antonio Corona. Guardiamo insieme il promo della trasmissione. Vi aspetto qui su Teleregione Live, canale 88 del digitale terrestre, per la trasmissione I tanti volti della Bibbia. Un modo per conoscere i personaggi biblici e poter approfondire i testi delle Sacre Scritture. Vi aspetto. E ritorna nel nostro palinsesto anche Diaconia della Verità, condotta da Franco Pala. Ma di cosa tratterà in questa stagione ce lo racconta lui. Ascoltiamo. Ci concentreremo in questo primo periodo della nuova stagione sul problema della tutela della vita che nasce. C'è un grande movimento di opinione e tante novità in questo periodo e pian pianino cercheremo di, come si dice, di srotolare, di dipanare la matassa della confusione di idee che c'è intorno a questo problema per uscire con una proposta e comprendere anche su quali basi ci viene presentata la proposta della Chiesa e la proposta dei cattolici. Quindi vi aspetto e iniziamo insieme questo nuovo cammino di approfondimento. Grazie e a presto. Lo scorso 23 agosto Papa Francesco ha ricevuto in udienza i vertici della Conferenza Episcopale Italiana, tra loro anche Monsignor Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari e Segretario Generale della CEI. Siamo adesso alle parole di Papa Francesco e a seguire il commento di Don Gianni Essini. Quando verrà il mio Signore? Quando potrò andare là? Un po' di paura perché questo passaggio non so cosa significa e passare quella porta dà un po' di paura, ma c'è sempre la mano del Signore che ti porta avanti. E passata la porta c'è la festa. Siamo attenti, voi, cari vecchi e care vecchiette, coetanei, siamo attenti, Lui ci sta aspettando. Soltanto un passaggio e poi la festa. Il Pontefice conclude il ciclo di catechesi sulla vecchiaia. La morte fa un po' paura, ha detto, ma c'è sempre la mano del Signore e dopo la paura c'è la festa. Lo ha detto concludendo proprio la serie di catechesi dedicata alla vecchiaia e questa volta incentrata sulla morte. Il Pontefice ha spiegato che il Signore risorto, mentre aspetta gli apostoli in riva al lago, arrostisce del pesce e poi lo offre loro. Questo gesto di amore premuroso ci fa intuire che cosa ci aspetta mentre passiamo all'altra riva. Ha detto, cari fratelli, specialmente voi anziani, il meglio della vita deve ancora, è tutto da vedere. Il meglio della vita è ancora tutto da vedere. Speriamo, dice il Papa, che questa pienezza di vita che ci aspetta tutti, quando il Signore ci chiamerà. E sarebbe davvero interessante, ha detto, perché la nostra non è un'attesa anestetizzata, annoiata, è un'attesa con trepidazione. Quando verrà il mio Signore? Quando potrò andare là? Un po' di paura sì, ma questo passaggio non significa passare questa porta, ma c'è sempre la mano del Signore che ti porta avanti. Rivolto ai coetanei, ha detto il Papa, e noi, cari vecchi e care vecchiette coetanei, stiamo attenti, Lui ci sta aspettando, soltanto un passaggio e poi la festa. È il momento di Emmaus, pillole di spiritualità con Padre Massimo Maria Terrazzoni. Una figura che è diventata ormai abbastanza conosciuta nell'ambito cristiano, Chiara Corbella, in un testo molto bello che indirizza al figlio, riferendosi a San Francesco, dice che il contrario dell'amore è il possesso. Di solito avremmo pensato che, o forse tutti pensiamo, che il contrario dell'amore è l'odio. Lei invece dice, rifacendosi a San Francesco, che il contrario dell'amore è il possesso. Perché? Perché l'amore spesso noi lo scambiamo per prendere, per avere, per possedere e diciamo di amare qualcuno perché lo vogliamo fare nostro, diciamo di amare una realtà perché vogliamo dominarla, diciamo di amare qualcosa perché desideriamo magari averla per noi e non condividerla. Invece l'amore vero è condivisione, l'amore è rispettare la libertà dell'altro, l'amore è fare della propria vita un dono.
Se volessimo vedere nella nostra vita quanto amiamo, dobbiamo chiederci quanto doniamo, quanto sappiamo farci da parte perché l'altro, le realtà che ci sono affidate, le persone che ci sono affidate, le lasciamo andare e le accompagniamo verso la pienezza di vita. Allora forse dobbiamo utilizzare questa parola amore ricordandoci che spesso la utilizziamo in modo sbagliato, esaminando se davvero amiamo dando e non prendendo. E con Areopago di questa settimana è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che la nostra emittente trasmette in diretta tutti i giorni la Santa Messa, la mattina alle 7.30 dal Santuario di Loreto, alle 8 e alle 19 da Olbia, dalla parrocchia di Nostra Signora della Salette, e il sabato alle ore 18 dalla Basilica di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata, arrivederci.